Dai! Sai come mi nuovo saluto? Come non lo sai? Ho paura. Non lo sai? Ciao a tutti, piccoli panduppoli! E benvenuti in questo nuovo video. Come back! Benvenuti in questo nuovo video. Allora, in poche parole, spieghiamo che cos'è questo video e cosa sarà questa serie di video. Qualche tempo fa mi era affiorato per la testa questo pensiero: siccome sto spesso su Facebook o sui social in generale, vedo delle ricette di dolci soprattutto che sembrano così buoni che mi viene voglia di provarli tutti e di diventare obesa. Ma non ci riusciremo mai a vederli. E quindi ho pensato, perché non proviamo a farli veramente? Per vedere se sono delle castronerie assurde o invece sono qualcosa di veramente buono. In poche parole, penso di portare questa serie una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, vedremo. Sì. E oggi inizieremo da una cosa che potrebbe sembrare strana, però io più o meno l'ho già provata a fare. Vi spiego, ho trovato 2 video su Facebook nel quale dice che si possono fare le torte al cioccolato con pochi ingredienti. Io ne ho fatta una con 3 ingredienti, ovvero col cioccolato al latte, burro e uova. Ma a sto giro ho trovato un altro video nel quale dice che si può fare una torta al cioccolato con 2 ingredienti, cioè, ovvero il cioccolato e le uova. Prendi un uovo, ci metti un pezzo di cioccolato sopra e poi ed è una torta! Sì. E mangi anche il guscio. Che schifo! Quindi vedremo se riusciremo a fare una torta che magari è una cacchina che sa di cioccolato e di uova, magari anche andata male, no? Perché sono extra fresche, quindi su questo siamo a posto. Extra fresche. E quindi vediamo come si fa questa buonissima torta. Si spera. Iniziamo! Per questa ricetta ci serviranno 300 g di cioccolato, preferibilmente al latte, e 6 uova. Allora, come prima cosa dovremmo sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Per chi non sa cos'è il bagnomaria, è la vasca di Madonna. No, ok, va bene. Vuol dire semplicemente riempire un contenitore d'acqua. L'acqua va fatta scaldare, poiché bisogna mettere in un altro contenitore più piccolo che andrà dentro questo riempito d'acqua il nostro bellissimo di plastica cioccolato, che esatto, scioglie. Che ci scioglie se manchiamo bene al cioccolato. Esatto, e quindi una ricetta ad hoc. Sai, cioccolato plastico. Posso chiudere e lanciare la telecamera? Quindi prendete il vostro cioccolato, mi raccomando, al latte e lo mettete nella vostra ciotolina. Con anche la carta, esatto. Oddio, cioè proprio... Non ti viene da morderlo? Sì, tipo, vedete i Kit Kat, no? Che si che sono fatti a colori. Sì, esatto. E tu dovresti tipo spezzarlo così, no? Io se ci riesco, ecco, non così. No, beh sì, anche così. Tu, tipo questo. Ma non sono Kat, colonne, no? Tu questo dovresti fare... Sì, sono colonne, sono righe e colonne. A matematica, non è matematica. Tu l'hai diviso in una colonna adesso? No, vabbè. È una colonna? No. Vabbè, volevo dire, come quelli che mangiano i Kit Kat a morsi. Dividilo più piccolo, almeno si scioglie prima. E non a divisione, cioè di colonne, che è proprio un'eresia. Cioè, come, non lo so, dire che animali fantastici è sì quel di Harry Potter. Cioè, più o meno è la stessa cosa, no? Non sapranno magari neanche di cosa stia parlando, però non importa, va bene così. Quindi adesso bisogna mettere il contenitore dentro in modo che, cioè, tocchi l'acqua ma non affondi. Cioè, per non fare in modo che c'è lo tsunami in casa vostra di acqua bollente che vi corrode le gambe e le caviglie. A modo di Titanic. Appunto, quello che stavo per fare. E bisogna aspettare che il cioccolato si sciolga. Ovviamente tra un pochettino inizieremo a girare. Cos'è che deve fare? Si scioglie. Tipo ho fatto un zoom incredibile. Il secondo passaggio è quello di prendere 6 uova e bisogna dividerle. In poche parole, si possono dividere in vari modi. Mi trovo meglio a dividerle a metà e provare a dividere il tuorlo dall'albume. Oppure si può provare in un modo più alternativo, come quello che vi stiamo per far vedere. Beh, vediamo l'esperto. Su. Così non si romperà mai, devi farlo dove c'è il lavandino.
così non si romperà mai il chip. Come da tutorial su YouTube, Non... togliete l'acqua e poi dovete fare tipo così e una roba del genere. Eh no. E damn, l'hai diviso. No, cioè è tutto il bianco, lo vedi? Così. Adesso ricade tutto. Guarda che ricade tutto. Oddio, sta bollendo tutto. Togliete queste uova, perché stanno un po' sul... e ci buttate dentro questo. Quindi mio fratello, in poche parole... Cioè, guardate qua che precisione. Dividerà le uova. Cioè, questo è proprio... Dai, dividi le uova, schiavo. Dai, dai. Io continuo a mescolare il mio bellissimo cioccolato, che come si sta sciogliendo. E infatti a breve poi andremo alla terza fase, perché sì, la prima fase è sciogliere il cioccolato, la seconda fase è dividere le uova, e la terza fase dopo la vedremo. Ok, adesso abbiamo diviso il bianco dal rosso delle uova, delle sei uova. E in poche parole il nostro cioccolato è praticamente pronto, anzi più che pronto secondo me. Anzi, si sta tipo rifacendo il cioccolato, secondo me. Comunque poi lo mettete in una bacinella a parte e dovete lasciarlo raffreddare un attimo, perché poi sembra cacca. Schifo. Infatti non so come sia possibile sta cosa, cioè il cioccolato si scioglie, vabbè. Evidentemente si vede che sono un'esperta. Un po' troppo esperta. E dovete farlo raffreddare praticamente per un pochino, perché in questo momento è tipo incandescente. E diciamo che un po' vogliamo. Cioè, guardate. Cioè, è una cosa assurda, non capisco come mai. Boh, vabbè. Ok, dopo aver aspettato un pochettino, bisogna mescolare i rossi dell'uovo con il cioccolato. Ok. In teoria. Eccola! Sgocciola! Lezzo! Dovete mescolare le uova con il cioccolato. Ho ottenuto più o meno questo effetto. Lasciamo da parte e prendiamo invece i bianchi, che andranno invece montati a neve. In poche parole, questa è un... no, è... montati a neve, che si usa, voi dovete prendere la neve. No. E poi se no c'è l'altro metodo, che è montarla a grandine, però quella lì quella è per, esatto. è per gente avanzata, le esattamente. Ta-da! Ecco Cassia le pese con ta-da! Montare okay. Le... e adesso si prende il bianco e che schifo, e lo si deve montare a neve in questo modo. Ok, diciamo che i nostri albumi sono montati a neve e quindi in poche parole stacchiamo. Però sono un po' freddi. Appunto, montati a neve, giusto. Se fossero stati caldi sarebbe stato un problema. E li dobbiamo pian piano mescolare al nostro impasto di giallo d'uovo e cioccolato, in questo modo. Ho amalgamato il tutto, anche la seconda parte. Eh sì, hai detto un po' per volta. Ho messo un po' all'inizio e boom, tutto insieme. Metà e metà. Cosa? Metà e metà. Avete capito? Ragazzi, mi è appena esplosa la lampadina. Ho fatto pop. Vi giuro, mi sono presa un colpo. Qui dovremmo continuare il video al buio. Cioè, il problema è che questa luce va e il forno va. Ma no, aspetta, è morta aspetta. La luce, cioè. Come i poveri, aspetta. Con la torcia. Ecco, come i poveri, vai. Ma si può. Allora, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire a mettere il bello che prima di registrare fa: dai, stai, prendi la videocamera e registriamo questo momento magico. Forte. Allora, prendiamo la carta da forno. Io sapete che non sono proprio un'esperta, quindi cosa facciamo? Una spertola. Prendiamo il nostro composto, che si è un po' decomposto. E se, bellissime le ombre. E composto e senza posto. No, vabbè. E lo mettiamo. Lo mettiamo nella carta da forno. Brava, Ele, brava. Si fa? Sì.
Maronna e Kick. Guarda, guarda! Che forma bellissima che avrà! Non è vero. Merda! Cerchiamo di sistemarla. Tagliato un minimo. Nuovo termine, adesso vado alla crusca. Ah, che pedalosa c'è. E quindi in poche parole, quando poi il forno sarà pronto, bisogna metterla. Bisogna metterla per 35 minuti a 162,778 gradi. 170 gradi. Ok ragazzi, allora i 35 minuti sono passati, scusate la luce, ma cioè non è possibile che faccio un video e si formina la lampadina della cucina. Adesso cercherò di tirare fuori la torta, che da quello che ho visto si è gonfiata un sacco. E non so se sia una cosa positiva o negativa, adesso lo vedremo. No vabbè raga, cioè sembra tipo un fiore, non so, ma mi sembra tanto un fiore. A parte che è gonfia da morire. E ho tipo paura che sotto sia, boh, cioè esplode secondo me. Ok, con qualche maneggio sono riuscita a tirarla fuori. E in realtà l'aspetto non è troppo bello, anche perché secondo me una torta del genere ci sarebbe con sopra un po' di zucchero a velo, però purtroppo non ce l'ho, non l'ho comprato e quindi l'aspetto risulta questo, che non è molto invitante, però io l'assaggio lo stesso. Mi sa che è un pochettino cruda. Fantastico. È anche un po' tanto calda. Ragazzi, secondo me bisogna tenerla tra i 40 e i 45 minuti, secondo me, perché è ancora un po' cruda. Però non è male. Ok, non è vero. Forse la torta faceva abbastanza cagare, ma non importa.